Ogni volta che passiamo da un episodio all'altro, io salgo di livello, e non di poco. Ma anche le abilità sono migliorate, dai. Guarda qua, 18 di tecnica, 20 di riflessi. Abbiamo ancora 14 livelli. Io vorrei puntare ad altri 10 punti qua sul fisico. E beh, in realtà anche la freddezza. La freddezza... Cavolo, mi ha dato veramente una grande idea, ma è un peccato che non ho abbastanza punti per puntare sia sul fisico che su questo. Perché freddezza è un po' come l'anarchia di Borderlands 2. Più la accumuli, più prendi un bonus. E con l'abilità che ho preso per le lame, la freddezza sarebbe fantastica da avere. Mi servirebbero solo 11 punti per freddezza. La maggior parte delle cose belle di freddezza la prendiamo a livello, cos'è? 16, giusto? Sì, 16. Questa è interessante, ma il 5% con 18 punti non ne vale neanche la pena. Intelligenza, in realtà, una volta che passi alla build fisica, tutto ciò che è intelligenza diventa superfluo, per me almeno. Per la build che ho scelto diventa superfluo. Con altri 3 punti arriviamo a fisico 11. Questo invece lo vorrei fare. Con 11 punti permette di ricaricare mentre scatti, scivoli o scavalchi. Questo ci sta. Permette di sparare mentre scatti, scivoli e scavalchi. Anche questo è interessante. Ci sono un bel po' di cose che possiamo prendere anche con livello 11, secondo me. Secondo me abbiamo comunque una buona scelta. Tra l'altro vorrei andare un secondo magari da un bisturi, perché vi vorrei far vedere cos'altro ho trovato di leggendario, ma adesso non ne abbiamo modo, magari dopo. Ehi Panam, ci dobbiamo incontrare a mezzanotte, giusto? Ehi Panam, ti serve una mano? Aiuto. No, non preoccuparti, ho quasi finito. I Raffen l'avevano ridotta proprio male. Beh, sembra che tu ci abbia lavorato bene qua, eh? Pronto a partire? Sono quando vuoi, pronto. Bellezza. Hai pensato al piano? Ti è venuta qualche idea? Per Elman, intendo. In effetti sì, mi è venuta. Benissimo. Devo salire in macchina? Ecco. Dimmi. Sentiamo. Okay. Dimmi. Noi siamo la chiave. Il tronchese è la V. Aha. E il cacciavite è il punto in cui la V dovrebbe poggiare in... Perfetto. Ti starei chiedendo come faremo ad abbatterlo. Con la tua mitragliatrice. Quella ci tornerà utile altrove. Con quel calibro scalfirebbe a malapena la corazza di un mezzo pesante. Ok. No, ci sono altri modi. Ecco, la morsa è la nostra soluzione. Una centrale satellitare. Quindi sfrutteremo un EMP. Una centrale? Aspetta, vorresti usare un EMP? Bingo. Ma no. Come? Bravo! Non possiamo generare quel tipo di impulso a comando. Vuoi scommettere? Sì. Raggiungiamo il sistema di collettori energetici. Entriamo e bypassiamo i comandi togliendo i limiti. Appena la V sarà portata, attiveremo un turbo. Lo overclockiamo, insomma. Dovrebbe friggere i sistemi del... Quindi comandi, navigazione e comunicazioni. Tutto spento in un batter d'occhio. Non avranno alcuna possibilità. Siamo sicuri che la V sorvolerà la centrale? Non sarei troppo ottimista. Chi ci dice che la V sorvolerà proprio la centrale? Nessuno, certo. Ma non sarà un problema, vedrai. Dici che sarà abbastanza ampio? Ma non te ne pentirai. Ho pianificato tutto. Beh, se tu sei abbastanza confidente, andiamo allora. D'accordo. Andiamo. Ottimo. Sali, si gela. Beh, no, fa un caldo da queste parti. Però vabbè, effettivamente nei deserti la notte fa... Che è stato? La notte fa freddo. E sto tizio? Chi cacchio è? Cos'è successo? Tutto un attimo così. Di chi è la centrale? Governo o corporazioni? Tutte e due. Che differenza fa? Ecco. Tu credi che muova i fili del governo? Vabbè, certo. Volevo solo sapere a chi stiamo per pestare i piedi. È un problema? Guardati attorno. È semplice. Tutto quello che vedi appartiene a una corporazione. Giusto. Siamo quasi alla diga. Di già. Fermiamoci un attimo. Pensiamo al piano? Come... Ah, proprio qua in mezzo alla strada? Calibriamo la torretta su di te. Ok. Voglio che tu riesca a usare anche la mitragliatrice.
avremo più possibilità. Vabbè, certo, più armi abbiamo, meglio è. Connetti qui. Ok, dammi un attimo. Come mi connetto? Link personale? Altrimenti come? Occhio al jack, a volte fa un po' gioco. Va bene, andiamo. Sono connesso. Clink! Un attimo, prima la diagnostica. Merda, continua a darmi errore. Strano. 205, rischio incompatibilità. E ora, Panam, ti presento Johnny. Dove nel sei? Mezzo del fottuto. Eccolo. Nulla. Ben fatto. Ehi, credo che il tuo impianto abbia un virus, quello sulla nuca. La connessione è sicura. Ho un bioprocessore in testa che opera indipendentemente da me. Probabilmente la tua diagnostica ha rilevato quello. Rivela lui. Ok. Ma non ci saranno perdite di dati tramite il link personale. È sicuro. D'accordo, hai voglia. Non rompere niente. Vai tranquilla. Guarda Johnny come la guarda. Ok. Incrociamo le dita. E allora andiamo, dai. Vedi quella pila di rifiuti? Spara una raffica breve. Io penso alle calibrazioni. Ok. Bene. Prossimo bersaglio. Colpo singolo. Beh, finché abbiamo... Ok. Colpi infiniti. Raffica più lunga. Va bene, un attimo. Ottimo. Direi che ci siamo. Sì. Direi che questa torretta funziona. Dovresti aggiornare il tuo software. La calibrazione va bene, ma dovresti aggiornare il software. Scanner, controller... Tutto di almeno due generazioni fa. Senti, non rompere i coglioni. Ho visto tecnologia migliore nel cesto delle offerte del mercatino di Kabul. Ma dai, ma che stronzo. Ok, ma l'importante è che funzioni ora. Che stronzo. Allora dov'è questa centrale? Lo vedrai tra un attimo. Lì. Conosco un punto, da lì avremo una buona visuale. Ok. Voglio solo controllare che l'area sia sgombra. Sabotare una centrale corporativa. Assaltare un convoglio corporativo. Roba che tu conosci bene, eh? Ti piace la parola corporativo o vuoi dirmi qualcosa? Sai una cosa? Cominci ad assomigliare a me. A parte il carisma è un cazzo impressionante. Ah beh, certo. Forse andremo d'accordo dopo tutto. I corporativi non c'entrano la sopravvivenza. Forse siamo davvero simili. Forse non hai tutti i torti. Ciò che è successo ha avuto qualche effetto. Ma noi stiamo parlando con la mente? Pensi. Vedrai. Ma questo vale anche per te. Forse ti stai avvicinando a me. Ah, impossibile. Sei tu che che assomigli a me ora. Ma, cioè, quando succede questo, noi stiamo parlando cioè, col pensiero, con Johnny. Io penso di sì. Sembra tutto libero. La zona è deserta. Non bel posto. Quel bestione è l'unità di stoccaggio. Mm-hmm. Vedi le antenne? Sì. Ogni antenna capta le microonde dai satelliti in orbita. Che poi vengono convertite in energia elettrica. Ah, interessante. Quindi avvieremo la reazione a catena. Le antenne arrivano fino all'interstatale. Scateniamo una reazione a catena dall'unità di stoccaggio. Quante sono ste antenne? Un intenso impulso EMP. Ah, e quindi abbiamo un'area ampia. Nella rete. Ho capito. Dobbiamo solo attivare l'impulso al momento giusto. Cominciamo. Arrivati alla centrale, sovraccarica i sistemi. Io creerò un bypass per il detonatore. Bravissima. Il sovraccarico sistemi. Mando a puttane i trasformatori. Faremo in più perché in fretta. Perché non iniziare dai trasformatori scombinando i voltaggi? Dovrebbe accelerare il processo. Potrebbe essere un'idea. È solo che... Sì, lo so, i convertitori. Ma non saranno un problema. Alzerò tutto oltre il massimo consentito. Perfetto. Mi leggi nel pensiero. Sì, signorina. Aspetta, e ora che facciamo? Ora aspettiamo. Dobbiamo coordinarci con il piano di volo della... Bene. Allora, attendiamo. Bene, ci siamo. Minchia, ma si è fatto giorno. Qualche tempo dopo. Abbattere una V? Da sola? No. Beh, penso che non sia una cosa di tutti i giorni. Perché hai escogitato un ottimo piano, Rug aveva ragione, sei brava col tuo lavoro. Perché sei stata brava. Centrale, EMP, sistemi... Ma Johnny è rimasto lì tutto il tempo. Hai preparato un ottimo piano. Grazie. Il trucco è nel modo di affrontare i problemi. Io seguo la tripla A. La cosa? Analisi, la tripla A. Assemblaggio, azione. Quando come questo gioco? Quando fai queste tre cose. Inizia ad accertare ciò che sai e ciò che ti aspetta. Ok. Perfetto. È un buon modo di pensare, Prendi ciò che hai, trova ciò che ti serve, assembla cose e persone. E per finire passa all'azione. Semplice. Sì, è un ottimo piano. Per una maglietta. Tripla A. Tutto ciò che serve per vivere tranquilli. Quello è una bella birra ghiacciata. Beh, certo. Quella non deve mai mancare. L'hai inventato tu questo metodo e se qualcosa va a puttane? E se qualcosa andasse a puttane?
Beh, allora le puttane dovranno improvvisare. Pensavi davvero che tutto onesto la formula del successo? Ecco, sai no. Che ti dico? Mi avevi quasi convinto. Ma dai. A volte mi fai morire, Vi. Oh, dai, ci conosciamo da poco eppure siamo già a questo punto. Mi piace. Ma io mi immagino Kenny Reese, che è una certa, parla del suo cazzo impressionante qua dietro. Ok. Io è un cazzo impressionante. Ripetiamo. Andiamo lì, fottiamo i sistemi e teliamo alla svelta. Ok. Tieniti forte. Potremmo ballare un po'. Ci penso io. Andiamo. Okay. Sono pronto. Forza Panam, andiamo! Droni! Ci penso io! Pensaci in fretta prima che ci colpiscano! Direi bene. Tutto qui! Minchia, è stato facile! Se ci sbrighiamo. Cerchiamo di mantenere un po' di munizioni comunque, dai! Là, quello è un carro armato? Scusami! Scendiamo. Ok, dove sono i comandi? Eccoli là. Credo almeno, no, aspetta, iniziamo da questo. Sovraccarica. No, merda. Il mio chip del cazzo. Sovraccarica anche questo. La mia vista. Che dolore al cazzo. E sovraccarica anche l'ultimo. Dai. Respira. No. La merda, forse abbiamo un po' esagerato, Panama. Andiamo via, 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 via. Scappiamo. Tela, tela, tela. Vedi? Muoviti. Tutte illuminate e intermittenti come un albero. Volevi uno spettacolo e l'hai avuto. Cazzo. Andiamocene da qui prima che accenda anche lui. Vabbè, sbrigati prima che mi frigga il cervello sta roba, va? Ma Johnny dov'è? Boh, vabbè. Vi scappa, prima che succeda qualcosa al ciclo. Grazie per il consiglio. Stavo per organizzare un picnic, stendermi e prendere un po' di sole. Dico sul serio, occhio, la prossima. Minchia, Johnny! 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 Porca poveraccio. Troia. Stai bene, dai, mi sei simpatico alla fine. Io non voglio che tu crepi male. Ti voglio bene, dai, alla fine. Ok, sto bene. Ma esci da quel cazzo di posto. Non un'esecuzione perfetta, ma comunque è andata. Ma se ho dovuto solo... esatto, ho dovuto solo schiacciare dei bottoni io. E non vedo sbalzi nella forza del segnale. Dobbiamo solo allontanarci per evitare che l'impulso colpisca anche... Ecco, e quello potrebbe essere pericoloso. Per me, per te, per tutti. Ci piazzeremo lì. Dovremmo avere una buona visuale sulle antenne. E poi aspetteremo. Ok. Sarà un ottimo piano. E la pianta intanto è finita in mezzo alla mia visuale, dai, va bene così. Bella visuale. Mi piace. Tieni. Cosa? Ho sempre sognato di spingere un grosso pulsante rosso. Quando lo attiviamo? Non ti preoccupare, lo tengo d'occhio. Ok. Tu aspetta il mio segnale e poi attiva l'impulso. Clic! Non se lo aspetteranno. A proposito... Dimmi. Stiamo per abbattere un mezzo della Kang Tao da milioni di euro dollari. Vuoi rubarlo? Come ti fa sentire? Abbattere le cose è quasi catardico, non possiamo sbagliare. Faccio saltare cose, me l'ha ordinato il dottore. È esattamente quello che voglio sentire. Brava, brava ragazza. Stavo notando. Cosa stavi notando? Il ronzio della città, le voci delle persone, gli odori. Beh, siamo tutto in mezzo sparito. Alla collina. Soltanto il vento. Avevo dimenticato che esiste la quiete. A parte gli odori, forse. Hai presente i coyote? Difficile non notarli. Pensavo c'è odore di coyote? La tua Thornton. Fanculo. Meglio se ti concentri sulla V. Tieni gli occhi aperti. Tengo gli occhi apertissimi, mia signora. Io spero che l'MP non arrivi veramente fino a qui, comunque. Eccolo, arriva da Pacifica. D'accordo, preparati. Ancora un secondo. Ok. Un secondo. Non lo vedo io. Boom. Ecco fatto. Ma è andato? Che succede? Oh, vaffanculo. Benissimo, cazzo. Peccato. Che culo. Maledizione. Pensa se non andava.
Panam, il motore funziona ancora! Cazzo, si allontanano! Non per molto. Dobbiamo seguirlo. Solo un attimo. Shandy, che stai facendo? Aspetta. Che stai facendo? Curca troia! Così si fa! Ragazza, io ti amo! Ragazza, io... Io ti voglio sposare, ma sappilo! Colpito! Che tra l'altro... Vabbè... E a me serve il tizio vivo! AB non identificato. Perde quota. Finisco qui ai generatori. Seguili, arrivo tra poco. La batteria dovrebbe reggere. Qui Panam, non avvicinatevi alla B. Ripeto, non avvicinatevi Merda. La sicurezza sta arrivando. Darò inizio alla festa senza. Era Cantao. Aspettami. Anzi, va via da lì. Merda. Sono i sopravvissuti. Senza sapere che sono corporativi. Non mi sentono, l'impulso sta interferendo. Merda. Ma che stupidi. Ho delle tracce sul radar. Droni. Sì, preparati. Cioè, prima non ci aiutano e poi fanno casino, ma pensa un po' che casino che fanno ste persone. Non riesco a colpirli. Sono troppo piccoli. C'è un problema. Caspita, mi sa che è ancora inceppata. Lo sistema, tieniti, passo all'autopilota. Porca puttana. Ci sono le calcagna. Lo so. Minchia, ma la sta accoltellando, non la sta aggiustando. Del cazzo, non si vogliono aprire. Ci penso io? Ancora un secondo. Cazzo. Ok, penso. Panam? Merda. Niente, sto bene. Okay. Un momento, va bene. Un momento è ciò che serve. Ok, è andata, dai. Santo cielo, poverina. Ma io spero che i tizi non muoiano. Ma poverina Panam, dai. Tra l'altro lì c'è scritto registrazione in HD con ISO al 100. Panam sta andando a destra, gira. L'ho visto, dietro quella collina. Bene, una cosa in meno di cui preoccuparci. Ma tu stai male. Tutto ok. Proiettile, ho visto. Certo, niente di serio. Non preoccuparti. Ma io ti voglio curare, non puoi morirmi, dai. Dove sei? Yo, Scorpion. Continua a trasmettere su un canale aperto in caso non abbiano sentito la prima volta. Sti coglioni. Qualcosa non va. Hai sentito quegli spari? Vi, gli è successo qualcosa. Lo vedo. Vedo il relitto, ma non Scorpion, né Mitch. Usciamo? Sembra scaduto. Ne vuoi uno? Ce li ho io. Se vuoi ne ho io un bel po'. Stai bene? Connettiti al drone. Scansioniamo l'area. Dobbiamo orientarci. Va bene, ci penso io. Appena... ecco. Andiamo. Sei connessa al visore. Non ho visto il filo. Vi, si hanno ucciso gli Aldecaldo. Si hanno ammazzato Mitch e Scorpio. Non posso... Lo so. Perdonami, non volevo certo intromettermi in questa storia. Scansiona l'aria, segni degli Aldecaldo, scansiona gli agenti. E poi scansiona la zona in cerca di Mitch. Ok, iniziamo da questi. No. Questo invece cos'è? Un nemico? Mi dispiace. Quello chi è? Kang Tao Robot. Questo non me lo segnala. Aldecaldo. Sì. Sono morto. Merda. Mi dispiace. Mi dispiace, Panam. Dai, vedrai che magari qualcuno ancora c'è. Dai, aspetta. Lì ci sono dei cadaveri. Sangue. Del cazzo. Lo so. Scansioni droni da combattimento. E se me lo facesse fare, lo farei anche volentieri. Aspetta. Mitch, è vivo. L'hanno preso. Dai, vedrai allora che ce la facciamo, su. Se ci avviciniamo troppo ci fanno a pezzi. Possiamo eliminarlo. Forse.
ma prima dobbiamo arrivarci. Vorrei scansionarlo il drone, ma non me lo fa fare. Ecco, finalmente. Di difesa attivi. Lo vedo. Aspetta, agente della Kang Tao. Analizzalo, forza. Hanno fortificato la zona. Aspettano rinforzi. Vorrei analizzarlo, ma siamo troppo lontani. Aspetta. Vi, qui si mette male. Ho 5 Kang di pattuglia. Ecco fatto. Abbiamo analizzato tutto. Se non fosse stato per quei cazzo di glitch li avrei avvertiti. È tutta colpa mia. No, perché no. Perché diavolo stavano seguendo la V? Hellman dovrebbe essere dentro la V rinchiuso. Mitch e Scorpion sono vivi, li troveremo. Abbiamo visto Mitch. Probabilmente hanno anche Scorpion. Li troveremo e li aiuteremo. Se sono ancora vivi. Lo sono. Mitch lo è. Bene. Vedrai. Attento al lanciarazzi. Ci farà pezzi se ci avviciniamo. Io penso a lanciarazzi, tu coprimi da qui, resta in auto. Sei ferita, non mi saresti di comunque di grande aiuto. Ma stronzo, ci penso sei io. Sei già ridotta male. Non dire cazzate, è solo un graffio. Distruggiamo quel lanciarazzi. Io cercherò No, tu resti in auto. Esatto, tu mi stai piace, qua. Ma finiresti solo per rallentarmi. Ma dai. Cazzovi! Quelli sono i miei amici. E ora sono anche i miei. Appena tolgo di mezzo quel lanciarazzi, ti avviso. Poi potrai venire ad aiutarmi con il resto, ok? Capito? Agli ordini, comandante. Hai, hai. Ho ancora il fucile di Mitch. Cercherò di coprirti da qui. Brava ragazza. Buona idea. Procediamo. Allora, vediamo che cosa abbiamo. Aspetta, a sapere che c'avevo... Oh, sono salito di livello. Che avevamo contro dei robot. Cavolo, a saperlo prima. Comunque, aumentiamo freddezza. E facciamo... Non lo so se fare questo o questo. Dai, facciamo questo per questa volta. Vediamo come siamo messi con i nemici. Allora, lì c'è il nostro pannello di controllo. Ovviamente siamo in un'area ostile. Abbiamo contro dei robot, ora che ci penso. E visto che abbiamo le nostre lame della mantide e siamo contro dei robot, danni elettrici che fanno più danni contro i robot. Ottima idea, gioco. Va che belle, tutte blu elettriche. Allora, ah già, un'altra cosa che ho preso e che non vi ho ancora mostrato. Fermi tutti. Come vedete qui non abbiamo più il Cyberdeck. Perché? Perché ho preso il Sandevistan Dilanar MK4. L'MK5 non è buono in realtà. Molto meglio l'MK4. Cazzo ti gridi? Dobbiamo disattivare il lanciarazzi. Ma dove si trova? Io proverei, aspetta, a fare così. È stato semplice, dai. Bene, mancato. Blocchiamo il tempo. Dai, passa, non ti incastrare, coglione. Niente, aspetta. Ecco fatto. Sparagli. Ecco fatto. Butta granata. Aspetta, ce n'è ancora uno? Non c'è più. Problema risolto. Allora, con calma. Mi sa che queste torrette bisogna solo disattivarle. Possiamo solo disattivarle, vero? Ok, come si fa? Da questo pannello di controllo. Disattiviamole. Intanto sta pistola non si leva dalle palle. Ulla! Ok, mi stava per colpire. Allora, fermi tutti. Aspetta, dove sei? C'è un oggetto leggendario qui, dammelo. C'è un componente leggendario, ecco. Brava Panam. Visto? Non è stato difficile. Entra nella V, ok. Dammi un secondo prima che io entri. Panam, non mi spostare il robot, per favore. Apri il portello, ti copro. Sì, dammi un secondo, per favore. Devo recuperare tutta la roba dai vari cadaveri. È vero, potrei farlo anche dopo, ma perché aspettare, no? Ok, siamo pronti Panam? 3, 2, 1... State indietro.
Arretrate e gettate le armi, altrimenti sparo. Calmati, possiamo trovare un accordo. Lascia andare se ferito. Lascialo andare. Sei nella merda. Se gli spari, un millisecondo dopo finirai stecchito. Se lo lascio andare, sono morto comunque. Voglio solo Hellman. Ascolta, questa faccenda non riguarda te. Lascialo andare e dimmi dove è il tuo passeggero. Non so dove l'hanno portato. Col cazzo! Non lo sai, non vuoi dircelo, sto perdendo. Non lo sai? Non lo sai o non vuoi dircelo. Fatemi riattivare le comunicazioni e chiederò all'unità. No. Ti ricordi quella cazzo di vero? Cazzo! Panam! Porca puttana! Oh merda. Stai bene? Solo qualche graffio. Bravissimo, Mitch. Cazzo di cazzo! Ti hanno colpito? Aspetta. Ti rappezzo. Non è niente. Andiamo. Non riuscivamo a ritirarci, Panam. Si sono riorganizzati in fretta, hanno iniziato a sparare razzi. Li ho persi tutti. Tutti quanti. E Scorpion è qui. Era qui. Mitch! Lui sta bene, vero? Panam, mi dispiace. Ovvio che non sta non bene. Fatto in tempo. No. No! Ne sei sicuro? No, lui... Beh, uno su due, dai, è comunque qualcosa. Mi dispiace per Scorpion, siediti. Mi dispiace per Scorpion. Scorpion e gli altri. Mi dispiace che non siamo arrivati in tempo. Erano brave persone. L'ho visto. Persone. Non dovevano morire qui. No, assolutamente. Ci ho provato. Non avrebbe ascoltato neanche te. Non ascoltava mai nessuno. Mi sembra una roba da voi testoni, effettivamente. Visto che eri nei paraggi, immagino che seguissi la V. La domanda è: perché? Sono cazzi nostri. Voglio l'uomo che ha trasportato la V. Stai bene perché ti siete fiondati sulla V. Voglio l'uomo che trasportavano. Serve il tizio che era sulla V. Sai qualcosa? Hai visto qualcosa? L'hanno portato con loro, con le nostre auto. Pure, vi hanno rubato pure l'auto. Ovest, una piccola unità, le guardie del passeggero. Cercano un modo per contattare la base. Quindi siete stati voi a colpirli con quelle M. Minchia, sì, hai visto? Abbiamo cercato di avvertirvi, ma non c'è la ricezione. Vabbè, cazzi nostri. Le loro tracce. Devo trovare Elma, mi aiuterai? Io li seguirò, tu resta con Mitch. Se vuoi seguirli, resta con Mitch, me la caverò. Vengo con te. Ho promesso di aiutarti. E poi, quei bastardi hanno ucciso Scorpion. Gliela farò pagare. Brava ragazza. È inutile. Va bene. Andate, io chiamo i ragazzi. Ce ne occupiamo noi. Va bene allora, andiamo. Mi lascio la mia auto, non si sa mai. Occhio alla torretta, tende a incepparsi. Useremo le moto. D'accordissimo. Le moto. La Kang Tao ha perso i contatti con il suo hobby. Lo starà cercando. Meglio sbrigarsi. Esatto, meglio muoversi. Cosa? Tornerai a prenderla, vero? Promesso. Ovviamente, non lascia qui la tua la sua macchina. E mandino i soccorsi. Ti aiuterò a farla pagare alla Kang Tao. Vendetta, e per questo che mi aiuti, mettiamoci al lavoro. Andiamo. Spero non siano troppo lontani. Vedremo. Forza, allora. Ci iniziano qui. Le seguiremo. Ah, eccolo, scusami. Non le vedevo. Sono passati di qui. Non allertiamo. Questo è Scorpion? Le tracce e troviamoli. No, è sangue. Scusa? Ah, eccolo, lo vedo. Finalmente. Ce l'abbiamo fatta. Aspetta, cambiami visuale, ti prego. Oh, finalmente. Scorpion diceva che avrei odiato Nazione. Ti conosceva così bene. Forse meglio di quanto mi conosca io. Diceva che appena mi fossi stancata della città avremmo fatto scorta di scatolette. Ho riempito un paio di thermos di caffè e whisky. Ci saremmo messi in viaggio per scappare via da tutto. Come in una vera avventura. Come dei bravi amici. Ma lui non c'è più. Oh. Perché va tutto di merda, merda, merda. Mi dispiace. Lo so. Ma sei ancora viva. E questo è già un risultato, Puoi giurarci. Credimi che mi dispiace per il tuo amico, Panam. Anche io ne ho perso uno. Se pensavano di chiamare i loro amici, devono aver avuto una brutta sorpresa. Attento, Vi. Meno male che c'è... Eccolo là. Oh là, calmo. Ci hanno già visto. Allora, fermi tutti. Lo vedo, calmati. Dammi un secondo. Ci penso io. La strappiamo e la usiamo. Anche senza suoni, però vabbè, dai.
Un'altra torretta? Sì. Ok. Ok, direi che in questo momento siamo un attimo avvantaggiati grazie a questo. Ma è tranquilla, ci penso io. Questo è per i miei amici stronzi. Ecco fatto. Bello avere munizioni a gratis, no? Eccolo là. Abbiamo trovato il furgoncino. No, è uno dei due. Segui le tracce della Kangtown, neutralizza gli agenti. Dove sono gli altri agenti? Sali sulla moto, opzionale. Dammi un attimo. Ci sono altri agenti, quindi. Comando! Sono rimasto solo io! E tra poco neanche tu, vedrai. Avranno portato Elmanco. Se riescono a riorganizzare. Oh merda, non volevo. Allora sbrighiamoci. Andiamo a riprendere le moto, forza. Vai, forza bella, sali sulla moto. Dai. Non andare, gattoni. Muoviti. Vuoi vendicare i tuoi amici, però intanto è tutta piano e lenta. Abbiamo un bel po' di gente. Fermi un attimo. C'è un oggetto sul furgoncino. Abbiamo un oggetto qua. Grazie. Diamo un'occhiata. Ah, non so se troveremo altro qui. Esatto, non c'era nulla. Meglio scoprire dove l'ha portato la Kangtao, è in fretta. Avevi ragione, è morta. Hanno provato a ripararla, ma la pompa dell'olio è andata. I pistoni non hanno retto. Beh, quando una macchina è rotta. Ma hanno ancora un bel vantaggio. Beh, hanno solo un mezzo di due. Sono comunque avvantaggiati rispetto a noi. Sono comunque più avanti. Là, come va veloce. Hanno abbattuto il cancello. Pista, il resto è con Elman. Avrei fatto lo stesso. Cercheranno di chiamare rinforzi. Non gli cercano di nascondere il soggetto, giustamente. Spero che Mitch abbia contattato gli Aldecaldo. Quelle cazzo di interferenze. Lo raggiungeranno, tranquilla. Sai cosa? Cosa? Ulla, la moto. La storia della mia vita. Esco da un mucchio di merda solo per finire in un altro ancora. Ma povera. Le tracce portano sulla collina a un vecchio distruttore. Sarà lì che tengono Emma. Ok, andiamo verso la collina allora. Come dicevano i Gemboy nella canzone di Ollie e Benji. Mi piace questa moto, spero che dopo me la regalino. Spero che poi me la regalino. Scusami, le mie braccia? Cos'è quella roba? Perché c'ho... Cos'è? Ah, forse ho capito. Ecco, sono le lame. Non capivo cos'erano quelle robe. Allora, oh, fermi tutti. Pattuglie. Si sono accampati per bene. Hanno fatto in fretta più che altro. Allora. Vedo. Avranno chiuso Elman da qualche parte. Vi, hai visto? Le pompe sono in buone condizioni. Non sembra del tutto abbandonato. Potrebbero aver chiamato rinforzi. Lo scopriremo. E presto. Allora. Io ho una mezza idea su come fare. Aspetto solo che il tizio si allontani da lì. E poi passiamo alle torrette. Perfetto, allora. Via! Manipola, perfetto. Così le torrette ora sono dalla nostra parte. Una e due, perfetto. Aspetta, componente leggendario, dov'è? Grazie. Quella, cecchino, fermo. Ma le torrette perché non attaccano? Tutanega, è esploso. È esploso come la testa di questo tizio. Bravissimo. Bravissime le torrette, brave. Mamma mia, vi sfondo. Ricarica, vi. Oh, calmi. Carica, carica. Oh, 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 calmo, calmo. Il fucile a pompa in questo momento è un'ottima alternativa.
a liberarci in fretta dei nemici. Ok, ok, con calma. Uno, due. Uno, due. Ecco fatto. I nemici saranno sicuramente anche qua sopra. Non male come critico, eh. Apriamo. Con calma. Stai buono. Ma poi... Adesso scendo e vi ammazzo tutti. Non spezzate la formazione. Aspetta che arrivo. Oh, dov'è la telecamera? Niente più telecamera. Dobbiamo trovare Hellman ora. Dove sarà nascosto? Deve essere qui nel retro, sicuramente. Ah, Hellman? Non sparare. Sono disarmato. Che diavolo ci fai qui? Non farò nulla, vai tranquillo. Mi chiamo Marty. Oh, Marty. I corporativi del cazzo sono arrivati. Hanno preso tutto. Mi hanno sbattuto qui. E hanno chiuso la porta. Che stronzi! Non mi sembri molto preoccupato. Non sembri preoccupato. Non è la prima volta. No. Quando la polvere calerà, i problemi spariranno in qualche modo e io... Ne uscirei pulito. Scrollerò tutto di dosso e tornerò al lavoro. È una persona onestissima. Hai visto Hellman? Portavano con loro un uomo. Mi serve. Un civile. L'avrai sicuramente visto. Mm-hmm. Non sono cieco. Dove lo tengono? Nel vecchio garage. Probabilmente nella stanza di sopra. Grazie, uomo. Se fossi in te, resterei qui al sicuro. È quello che intendo fare. Bravo, bravissimo. Ok, dobbiamo trovare Hellman allora. Io vado lì. Ok, ti copro. C'è qualche nemico qui? Sembrerebbe di no, ma mi sembra strano che non hanno lasciato nessuno di sopra. Mi sembra strano che non abbiano lasciato nessuno di sopra. Ehi là? C'è nessuno? Hellman? Hellman, sei qui? Chi ti manda? Ehi, calmo. Dobbiamo parlare. Chi? Yorinobu Arasaka? No. Puoi portarmi indietro? Lo scarafaggio non sa più dove scappare. Ha esaurito le alternative. Sono qui per te, vai tranquillo. Bocca. Ma dai, devo picchiarlo. Non ti piace molto, eh? Non sei suo fan, eh? E neanche tu ti sei fatto un nuovo fan. Quel pezzo di merda non sa di chi avere più paura. Di te o della Arasaka? Va bene, lo stendo allora. Mi dispiace, nulla di personale. Niente di personale. Minchia. Con sbaglio, calma. Dovevi avvertire Takemura dopo aver preso Hellman. Sì, chiamiamolo. Tra un attimo lo chiamo. Tu stai buono, eh? Ehi, Takemura. Ho trovato il tizio. Ma ricorda, hai in mano Hellman. È un'ottima carta. Giocatela bene. Vai tranquillo. Mi ha salvato la vita, ricordi? Perché era nel suo cazzo di interesse. Per lui sono affari. Non è questo tuo. È vero. Questo è verissimo. Takemura, buone notizie. Ho preso Hellman. Vivo. Che cosa ha detto? Vivo, perché non vivo. C'è l'immagine? Non è molto loquace. Gli parlerò al Sunset Motel. Ti raggiungerò. Tienilo lì fino al mio arrivo. D'accordo. A dopo. Solleviamolo. E andiamocene di qui, forza. Vieni con me, dai. Meglio portarlo dove potete parlare con calma. Già, questo è un piano. Tu... cerca di stare buono. Che è sto rumore? Mi sa che è arrivata Panam. Ehi là, tesoro. I tuoi nuovi ciumba siano qui. È lui. Sì, certo. Portalo fuori e buttalo sulla moto. Vabbè, tanto. Ci siamo fatti nuovi amici. Ma che bello, sono felice. Aspetta qui. È arrivata la cavalleria. Mitch ha chiamato alcuni al decalco. Tutto scombro. Tanto, ci servono? No. Fatto tutto io. Che vuoi farne di lui? Devo fargli qualche domanda. Solo fargli alcune domande importanti. Spero proprio che avrai risposte importanti. Lo spero anch'io. Tu chi sei? Qui abbiamo finito, tutto pulito. Ah, il capo! Mi dicono che Mitch è vivo grazie a te. Grazie a V e a Panam. Tutte e due mi hanno salvato il culo. Beh, spero meno male. La pena. Solo ho cercato di avvertire Scorpion, ma lui... L'ho già sentita la voce. Forse potrei esservi d'aiuto.
Hai già aiutato abbastanza. Ho cercato di fermarlo. Certo, voltati pure. Fanculo a tutti. Sei bravo a fottertene, eh? Non è stata colpa di Panam, grazie per il vostro aiuto. Non è stata colpa sua. Non è stata colpa di Panam. Attento. Di te non mi fido del tutto. Sai che novità. E comunque, non ho puntato il dito contro nessuno. Sì, come no. Panam, il tuo silenzio l'ha fatto. È colpa mia se la via è precipitato. Se non fosse stato per me, Scorpion e i suoi non sarebbero andati a cercarlo. E questo è vero. È la verità. Quando sei un Aldecaldo, sei sempre responsabile per te e i tuoi fratelli. Le circostanze non cambiano nulla. Sì, però, dai. Dovrebbe chiedersi se è ancora un Aldecaldo. E tu se sei il loro capo. Panam? Con calma, eh. Porca puttana. Che cosa ci fai qui? Non preoccuparti per Sol. Non preoccuparti per Sol. Gli passerà. Non me ne frega niente. Però ma questo lui è vero. Frega di te, Panam. Non appena ha saputo cos'era successo, ci ha ordinato di seguirmi. Era preoccupato che potesse succedere qualcosa. Ha ordinato di... Ascolta, forse al momento voi due non riuscite a capirmi, ma siete una famiglia e Sol farebbe di tutto per la famiglia. Già, lo immagino anch'io. Il punto è, se faccio ancora parte della famiglia. Lo sai che è così. Torna da noi. Ci devo pensare. Capisco. Vero? Dove vai, Mitch? Mi piace che tu abbia dovuto assistere a questo spettacolo. Le cose qui non sono mai semplici. Beh, l'importante è che sia tutto sistemato. E tu fai attenzione, va bene? Sì, signora, ci vediamo. Forse dovresti parlare con Soul. Cosa farai ora? Adesso che farai? Tornerai a Night City? Sì, cioè, credo di sì. Devo fermarmi a rifletterci su tutto quanto. Non mi sento di dirgli vedrai di parlare con lui, ma ci vediamo allora. Immagino che sia finita. Alla prossima. Stanno arrivando, avete un minuto. Muoviamoci. Alla prossima. Abbi cura della moto di Scorpion. Adesso è tua. Che bello, grazie. Tizio, tu vieni con me in moto. Ah, così, come cavalli? Direttamente di lato? Come facciamo a guidarlo? A differenza di un cavallo ci sono pezzi che scottano lì. Cioè, il tizio c'ha le braccia penzolanti così. Di sicuro si è scottato, sicuro. Vabbè, penso che a Night City scottarsi le dita sia l'ultimo dei tuoi grandi problemi, no? Sunset Model, Badlands. Ehi, tutto bene? Ehi. Nicchia, che schiaffo. Voglio parlare del biochip, il motel in mezzo cos'è al nulla. Posto? È un motel, un tranquillo. Motel in mezzo al nulla. Quanto in mezzo? Abbastanza. Tanto non puoi scappare da qui. Perché siamo qui? Perché dobbiamo parlare del biochip. Voglio parlare della tua invenzione, il biochip che hai creato per l'Arasaka. D'accordo, ma prima voglio chiarire. Chi è quella? Cosa. Dimmi. Ti manda Yorinobu Arasaka? No. Ciò significa che devi avere un'offerta per me. E il tuo boss parla. Ho bisogno di un aiuto in realtà. Direi che possiamo discutere. E non è. Ho un problema e tu mi aiuterai a risolvere. Non c'è nessuna offerta. Hai frainteso. Non c'è nessuna offerta. Che cosa vuoi? Aiuto, la tua tecnologia sta cercando di uccidermi. Ho il costrutto di Silver End nella testa. Ho il costrutto di Silver End nella testa. Mi sta facendo letteralmente impazzire e non fa altro che peggiorare. Devo rimuoverlo. Questo non c'era sulle pubblicità. Ehi là, ciao. Silver End. Costrutto? È impossibile! Dove hai preso questo biochip? Da Yorinobu. Devi rimuovere il biochip, l'ho rubato a Yorinobu. È una lunga storia. L'ho rubato a Yorinobu Arasaka. Era per un cliente, ma il cliente non mi ha mai pagato. E tu hai deciso che il posto migliore per tenerlo era nella tua cazzo di testa. In realtà non è stata una cattiva idea. Era brutto, mi ha riavviato. Meglio se lo rompevamo. Proiettile in testa. Sapevo che il piano di Yorinobu sarebbe fallito, ma non credevo che sarebbe andata così. È andata di male in peggio, credimi. La tecnologia della Rasaka a spasso per le strade. Già, non è una bella storia. Devo rimuoverlo. Devi rimuovere il biochip dai miei sistemi. Non è così semplice. Ascolta, questo lo immaginavo. L'hai creato tu, no? E allora dov'è il problema? Se stai dicendo la verità, ti sei infilato una versione sperimentale del biochip.
Sai che novità. In cosa differenza da quella normale, so quello che posso. Che non posso togliermelo. So che non posso togliermelo. Il mio bisturi. Hai mostrato a un cazzo di dottore di strada. Chi altro lo sa? Mi serviva aiuto. Non molte persone, in realtà. Credi che battere una V della Kang Tao sia stata la prima cosa che mi è venuta in mente. E in cosa differenza da quello normale? In cosa differisce la versione prototipo? Ha un engramma diverso, qualcosa di più... Cosciente. Si attacca al cervello così. È il biochip a essere unico. Non l'engramma di Silverhand. La versione precedente del chip veniva usata solo per comunicare con engrammi presalvati. Era fottutamente rara e costava una fortuna, lo so. Questa è più rara. Ancora di più. Serviva a installare e attivare l'engramma in un nuovo corpo. Quando ho lasciato l'Arasaka, il progetto era ancora in fase di test. Quindi insomma lui prenderà il mio corpo. La tua tecnologia funziona, congratulazioni, ora levamela. Ma che fortuna, dove funziona esattamente? Chi potrebbe permettersi la versione Vorresti del biochip? Vorresti sapere di più sulla tua condizione. Bravo, funziona. Sì, magnifico, la tua tecnologia funziona, ora levamela. Niente male. Dovrei vederla prima. Lascia che Hellman esamini il biochip, vai. Ok. Ma perché non si vedono i fili oggi? Che fine hanno fatto? Incredibile. Sembra incredibile. Un corporativo ci sta aiutando. Hai visto? Novità oggi, eh? Oh, cazzo. L'hai visto? Notevole, eh? Notevole, eh? È un peccato che io non possa esaminarlo a fondo. Sì, un vero peccato. Saresti potuto essere la sua cavia. Dimmi come liberarmene. Se non puoi. Ti ho delle cattive notizie. La tua rete neurale si è completamente deteriorata. Non può più funzionare indipendentemente dal cibo. Ok, insomma, l'unica devo tenermelo. Cosa che posso fare? Oh, finalmente si tratta. È darti il contatto di una buona clinica in Svezia. Loro ti aiuteranno nella fase terminale, alleviando il dolore. Benissimo. Che cosa mi succederà esattamente? Hai detto che il progetto era in fase di test. Cosa succederà? Cosa sta succedendo esattamente nella mia testa? Dimmelo tu. Cosa si prova ad avere due personalità? Che è diverso dal sentire delle voci. Sei te stesso e Silverhand allo stesso tempo. Questo è vero. Non sono qui per discutere, io posso vederlo e parlargli. D'accordo, ora basta. Posso vederlo? Posso vederlo e parlargli. Ciao. In realtà non gli parli. Ma capisco che cosa vuoi dire. Ora sta fumando. Hai notato qualche influenza del costrutto nelle decisioni che prendi? Che vuoi dire? D'accordo, ora basta, non mi costringe a fare nulla. Che vuoi dire? Vuoi dire? Inizierai a fare cose che un tempo credevi impensabili. Almeno per il tuo vecchio io. E sai bene di chi stiamo parlando. Di un fanatico. In questo momento ho capito una cosa in più. Un pazzo suicida. Beh, cazzo, e poi quello che cerca di manipolarti sarei io. Per questo ritengo che faresti meglio a considerare l'isolamento clinico in questa fase. Beh, almeno lui non si è venduto per soldi. Perlomeno Johnny non si è mai venduto come te. Lo stai difendendo? Oppure è Johnny? La cosa interessante... Oh, lasciami indovinare. Ha già cercato di prendere il controllo del tuo corpo. Sai, solo per un attimo. No. Sicuro? Sarebbe divertente. Johnny. Scherzo, Johnny? Ma fa attenzione, il corporativo vuole entrarti nella testa. Cosa che hai già fatto tu d'altronde. D'accordo, basta. Sai che ti dico, ora basta. Cerchi di guadagnare tempo. Perché l'ho notato. Stai cercando di convincermi che sei inutile. E in questo caso, posso sempre spararti in testa e risparmiare tempo. Oh, finalmente. Proverò ad aiutarti. Sì. Verrai con me alla Kang Tao. Ai, al diavolo la Kang Tao. Al diavolo la Kang Tao. Hai qualche altra idea? Se credi che qualcun altro riesca ad aiutarti, posso darti i progetti. Questo è già qualcosa. La Kang Tao mi aveva offerto una bella cifra. Beh, tu dammi i progetti. Certo, questo idiota è inutile senza progetti. Ui, chi è? Ah, sì. Ciao. Takemura. Come cazzo sei vestito? Che diavolo ci fa lui qui? Ha alcune domande per te. Se farai il bravo, potrebbe persino salvarti il culo. Ho quasi finito. I progetti. Va bene, eccoli su questa chiavetta, su uno shard. Grazie. Mm.
Meglio di niente. Dobbiamo solo trovare qualcuno che capisca questa tecnorobaccia. Cosa che non capiamo né io né te in questo momento. Io mi chiedo cosa sarebbe successo se Jackie avesse tenuto il chip ancora per un po'. Ok, Goro, è tutto tuo. Anzi, cosa gli farai? Cosa gli farai? C'è tempo da perdere. Non ho ancora deciso. Stai parlando sul serio? Mi conosci? So essere impulsivo. In realtà non così bene. Va bene, tutto, tutto tuo. Vi lascio un po' di privacy. Spero che potremo giungere ad un accordo. Lo spero per te, guarda. Interesse. Vi, non lo dimenticherò. Va bene, fai bene a non dimenticarlo. Ho la gola completamente secca. La ruota della fortuna. Vi non ti ha nemmeno offerto un bicchiere d'acqua. Ma perché sono tutto... Inaccettabile. Disumano. Cazzo sta succedendo? Ma non ti preoccupare. Io sono diverso. Ne avrai a secchia. Ma dai! No, non serve. No, merda! Che cazzo hai? Un bel problema. Siediti, non lo so. Non lo so. Dove sono finito? Vuoi ancora cercare la Parker? In questo stato? Ehi, Johnny. Ci stiamo mettendo troppo. Creperemo prima di scoprire come tirare fuori il chip. Non te ne frega niente, se muoio lasciami in pace. Lasciami in pace. Lasciami stare. A venderti alla Arasaka? Ti faranno fuori. Mi volevi morto. Pensarci. L'hai detto anche tu. Pensavo di aver chiarito a sufficienza che ho cambiato idea. Adesso ti voglio vivo. Ti ho chiesto che cazzo vuoi, sei più schizzinoso di me. Non trovo le parole per dirti esattamente quanto. Ma sei dai! Cazzo. Dovevo solo pensarci un po' su e... Sì, visto che il destino mi ha dato un'altra possibilità, ne approfitto. Per vivere al massimo? Vedere l'aurora boreale? Fare un safari con motori meccanici e gazzelle? Per finire quello che ho cominciato. Sono tornato, voglio distruggere la Arasaka e ho bisogno di te. Questo è un piano. Vuoi farmi diventare un terrorista che simpatico per un ideale o per saldare un conto sospeso? Perché? Per qualche ideale fuori moda? O per una vendetta personale? Non ti devo spiegazioni. Devi solo portarmi dal punto A al punto B. Senti, so un po' di cose. Tipo come salvarti la vita e con chi parlare per farlo. Davvero? Tutti liberi del chip e io distruggo la Arasaka. E siamo tutti contenti. È un piano, no? Ci sarà il Soul Killer. E lo troveremo nel Mikoshi. Nel che? Che cos'è esattamente il Mikoshi? Ma io non mi fido di te, sei solo un'allucinazione. Cos'è il Mikoshi? Mikoshi. Che cos'è di preciso? Ok, partiamo dalle basi. Se sei connesso alla rete, la Arasaka può usare il Soul Killer e un IA per friggerti il cervello e intrappolarti la mente e l'anima. Che è quello che hanno fatto a te. Riesci a seguire quello che dico? Ti seguo, sì, ho visto quello che ti è successo. Sì, sì, l'ho visto. Ho visto i tuoi ricordi, ti hanno proprio fatto la festa. Ok, forse dovremmo chiarire qualche punto, ma ci arriveremo. Comunque, quando il Soul Killer ti frigge, ti bolle, ti cuoce, tu muori. Ma quello che hai nella mente viene prima copiato in un engramma. Che è quello, certo, che è successo a te, così chiaramente. Che sei diventato un costrutto. Esatto. Ascolta, è dal Mikoshi che agisce il Soul Killer. Ed è lì che imprigiona gli engrammi delle sue vittime. Ma cos'è il Mikoshi? Cos'è che c'entra il Mikoshi con me? Veniamo al punto. Cos'è che c'entra? Non capisco cosa c'entra il Mikoshi col mio problema. Beh, non brilli certo per acume, Ho solo 6 di intelligenza. Esperimenti sulla mente umana. Il Mikoshi era l'unico posto al mondo dove facevano cose del genere. E penso che lo sia ancora. Fidati, tutte le strade portano lì. È lì che risolveremo i nostri problemi. Tu il tuo, io il mio. La Arasaka, come pensi di distruggerla stavolta? Abbiamo parlato abbastanza. Come pensi di distruggerla? Ehi, come pensi di annientare la Arasaka stavolta? Hai un'altra atomica nel cassetto? Stavolta la bomba si chiama Alt Cunningham. Che? E dovrei sapere chi è. Esatto. Non ancora, ma lo saprai quando troveremo quello che ci serve. Andiamo allora. Adesso non abbiamo tempo da perdere. Dobbiamo entrare nel Mikoshi. Va bene, questo allora sarà il nostro prossimo obiettivo, Johnny. E là.